Mi dispiace tanto per le 250 famiglie. E sono a casa da 3 anni, con 600 euro al mese. Da quanto tempo lavora in Cantarelli? Dal 91. Una vita? Sì. Abbiamo passato la nostra, tutta la nostra vita lì dentro. Quello che percepiamo è una strada ovviamente in salita, perché dopo 4 aste pubbliche e i tentativi che sono stati fatti di vendere l'azienda senza successo, non può che trattarsi di una strada in salita. Specialmente adesso con questa crisi che i lavori non si trovano, e a 50 anni, con ancora 15 anni da lavorare se tutto va bene. Tante cose che si potevano fare, che non vuol dire ristrutturare, ma significa fare un bel pacchettino che lo vuoi vendere, no? Ecco, quindi purtroppo si è perso tutto quello che è all'estero, si è perso i grossi clienti che avevano bisogno di essere rassicurati in un certo modo. Io sono circa 20 anni che sono in Cantarelli. Quindi ho visto tutto, ho visto la parte dove l'azienda andava benissimo e poi abbiamo visto il declino. Il lavoro del commissario non lo sapeva nessuno, lui ha fatto sempre quello che riteneva opportuno, però alla fine vediamo che non ha portato a niente. Se c'è una posizione di questo genere da parte del Ministero dopo un anno, no dopo un mese, secondo me il dire era meglio accontentarsi anche di questo poco. Io personalmente, Emanuela, non ci sto. Io ripetutamente ho chiesto se ci potevano essere altre strade. Quante volte, ragazzi, mi avete sentito dire se si poteva chiedere di un'assegnazione a un altro commissario? L'hanno fatto tantissime ditte. Qui c'è sempre stato una opposizione pesante. Sono contenta che il mio sindacato sta valutando questa possibilità. Forse si tratterà di un miracolo che non avverrà, visto la fortuna che ci abbiamo. Però io sono per questo tipo di strada. La sensibilità fino ad oggi c'è stato, non si può chiedere l'impossibile, però a volte l'impossibile può diventare possibile. Vediamo. Il lavoro c'è, Pitti è stato prenotato. La domanda che facciamo alla politica in questo caso è se sia o non sia strategica un'impresa come questa dal punto di vista del tessuto produttivo del paese. Il lavoro è dignità. Il lavoro è dignità della persona ed è molto importante. Non chiedo altro.